Le disponibilità. Purtroppo Booking non accetta l'iCal, cioè non vi permette di collegare in automatico il vostro account Airbnb a Booking, dovete farlo a mano oppure utilizzare un channel manager che però se avete solo due portali, Airbnb e Booking, non vale la pena acquistare perché uno costa, due è un'interfaccia in più rispetto a questi due portali, quindi si complica probabilmente per niente. Detto questo, c'è il rischio che se vi arriva una prenotazione in Airbnb alle 2 di notte e poi un'altra alle 3 di notte in Booking, siete in overbooking, dovete cancellare una delle due con le conseguenze che ci sono. Sapete già come funziona in Airbnb, in Booking invece vi fanno semplicemente pagare una penale, senza tante storie, però dovete pagare la penale che spesso è la commissione. Come sono i clienti di Booking? Beh, due cose. Uno, non sanno bene di essere al mondo, nel senso che non sanno bene cosa voglia dire un appartamento. Partono dagli alberghi, pensano che sia una stanza d'albergo con cucina, però si aspettano una reception, un servizio spesso ai livelli degli alberghi. D'altro canto, non è avvenuta quella mazzata sui prezzi che Airbnb ha incoraggiato, per cui spesso in Booking riuscite a guadagnare qualcosa di più. Solo per questo vale la pena provare. Attenzione però alla release date, cioè non accettate clienti di Booking che arrivano oggi, domani, dopodomani o tra 2 giorni, perché avete bisogno del tempo per comunicare, per fargli capire come funziona il vostro arrivo. Altrimenti rischiate di avere persone che non si fanno sentire, si presentano a una certa ora al portone e cominciano a suonare e a chiamarvi. Se voi non siete lì, chiamano Booking. Cose che succedono quotidianamente, chiamano Booking dicendo: io sono qui, dov'è il proprietario? Il proprietario dice: ma io avevo chiesto che mi avvisassero. Booking dà ragione al cliente che dice: no, avete messo il check-in dalle 2 alle 10, dovete essere lì a disposizione. Ma come dobbiamo essere lì a disposizione? Dite voi: è un appartamento, mi devono avvisare. Mi dispiace, nelle politiche di Booking dovevate essere presenti, pagate la commissione per la cancellazione oppure il cliente se ne va, insomma, poi lì si vede. Per evitare questo dovete, uno, non accettare clienti appunto a breve, due, far rimettere a Booking chiaro nella pagina che per l'arrivo dovete mettervi, il cliente deve mettersi d'accordo con voi. Queste sono cose che voi non potete mettere, deve mettere Booking, quindi attenzione. Che sia tutto bello chiaro e giusto prima di andare online con Booking. Quindi calendari chiusi finché non è tutto perfetto, altrimenti poi è colpa vostra.